Allora, giusto il tempo di esprimere la mia soddisfazione, la mia gioia, la mia gratitudine per questo importante accordo che viene siglato oggi. Si tratta di un'acquisizione strategica per Cevitale, si tratta, a mio giudizio, di un grande messaggio, Messire Brabo, per gli investitori stranieri e più in generale per il futuro di un settore che per noi è assolutamente decisivo nel domani. Quindi ringrazio il Ministro Guidi, ringrazio il Presidente Rossi, il Sindaco, tutte le persone che hanno permesso di arrivare a questo accordo. Piombino è un pezzo del futuro dell'Italia. L'industria, l'industria manifatturiera, l'industria siderurgica, l'industria tradizionale è un pezzo del futuro dell'Italia e non soltanto del passato. E l'apertura a un investimento straniero è per noi un elemento di orgoglio. Noi pensiamo che sia un valore significativo quando realtà internazionali decidono di investire nel nostro paese. Nel passato l'Italia ha avuto paura degli investitori stranieri, oggi siamo ben felici e orgogliosi di poter dire che il nostro mercato è un mercato globale, mercato aperto, ma contemporaneamente che la qualità dell'Italia è quella di fare cose belle, con grande capacità e grande determinazione e tenacia. Quello che a Piombino è sempre accaduto, che continuerà ad accadere, noi saremo al fianco delle imprese, della Cevitale in questo caso, con la disponibilità del Comune e della Regione, che non hanno bisogno di presentazioni per la straordinaria determinazione che hanno avuto in tante vertenze e in particolar modo in questa, e anche con il lavoro del Governo che in questa settimana credo che abbia portato a casa, grazie al lavoro di Federica, dei sindacati, della disponibilità dell'impresa, anche un importantissimo risultato ulteriore in quel di Terni. Monsieur le Président, nous sommes très heureux et très honorés de votre présence en Italie. Je pense que la possibilité de bon travail pour vous à Piombino c'est stratégique pour vous, j'espère, et ça va sans dire aussi pour notre pays. Je pense que Piombino, vous connaissez très bien la ville, vous avez visité avec le Monsieur le Président et avec les maires la ville il y a quelques jours. Cette ville, c'est une ville très intéressante parce que c'est une place pour l'Italie, que c'est une place historique pour la qualité des travailleurs, et comment des travailleurs, c'est correct, des lavoratori, comme si dit, travailleurs. Donc, solitamente si leva la vocale, invece in questo caso stiamo facendo un discorso. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important pour tout nous, votre investissement en Italie. Vous êtes les bienvenus et grazie mille anche a lei, commissario Nardi, per il lavoro che ha svolto. Non pensi di aver finito qui, c'è ancora molto da fare in Italia e non solo a Piombino. Buon lavoro a tutti, grazie mille. Non so se volevano far dire qualcosa. Merci à toutes les autorités italiennes, à Madame la ministre de l'Industrie, au vice-ministre de l'Industrie, à Monsieur le Président de la région de Toscane, au maire, à toutes les autorités qui nous ont permis de conclure cette acquisition pour laquelle nous avons un très grand projet pour Piombino. Non seulement nous comptons ramener Piombino à ses capacités initiales de 2 millions de tonnes d'acier spéciaux et d'acier courant, parce que nous avons des marchés en dehors du marché italien, mais aussi nous avons deux grands projets, notamment la plateforme logistique qui va rayonner sur toute la Méditerranée, mais aussi plusieurs complexes agroalimentaires. Nous comptons non seulement recruter à terme l'ensemble du personnel qu'il y a actuellement sur le site de Piombino, mais même créer plus d'emplois
dans les 4 ans à venir. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Et je dirais que l'Italie, c'est un pays ami. Nous vous remercions pour votre collaboration et de la liaison entre les deux pays. Merci, Monsieur le Président. Solo volevo sottolineare l'ampiezza della proposta di Cevital, che non è, come ha detto il Presidente, limitata solamente alla parte siderurgica, ma anche a quella agroalimentare, e intende sviluppare il porto. Questo è un grande asset che noi abbiamo a Piombino, un porto nuovo che può essere, diciamo, dimensionato sulla necessità dell'imprenditore e ampi spazi retroportuali. Si parla, Messier Rebrab ha più volte detto, che a termine il porto movimenterà 12 milioni di tonnellate l'anno, non solo di attività siderurgica ma dell'attività agroindustriale, con due impianti di lavorazione dei semi. Quindi ritengo che un imprenditore che non solo vuole continuare l'attività che sta acquisendo adesso, ma svilupparla con una visione simile a quella dei nostri imprenditori degli anni 60. Grazie mille. Allora, per chiudere, se non ci sono domande da parte dei giornalisti, o comunque le domande le lasciamo a Messier Rebrab, al commissario Nardi, al sindaco di Piombino, che arriva, abbiamo rotto l'accordo. Prego. Era a festeggiare. Il Presidente della Regione e il Sindaco Giuliani hanno tutte l'elenco anche degli interventi, a partire da quelli della Regione, fatti in accordo col CIPE e in parte con fondi regionali, importante su tante altre questioni. Il Ministro Guidi è a vostra disposizione, come pure il Sottosegretario Del Rio, cui va il mio ringraziamento per ulteriori approfondimenti. Un'unica cosa per chiudere, per lasciarvi poi alle domande puntuali nel merito che potete rivolgere anche per le vie brevi ai protagonisti, un grazie anche ai sindacati. Può sembrare per voi che sia una stranezza che questo elemento di gratitudine sia espresso dal sottoscritto, lo faccio ben volentieri, perché come sapete abbiamo opinioni diverse su alcune questioni, su tante questioni, ma quando si tratta di ragionare nel merito delle vertenze aperte è fondamentale che si discuta insieme. Abbiamo discusso insieme anche su Piombino, quindi il mio grazie alla FIOM, alla FIM, alla WILM, a tutte le sigle sindacali che mi sto dimenticando, Sindaco, tutti i confederali, i territoriali, tutte le sigle sindacali. È del resto la mia opinione, è giusto che quando ci sono delle vertenze aperte i sindacati stiano al tavolo, è quando si tratta di fare le leggi di stabilità che deve essere il Parlamento a stare al tavolo. E infine, oltre a questa gratitudine, un augurio a tutti i giornalisti di visitare presto Piombino con l'investimento Cevital. Paga da un bel cacciucco, sì, non è come a Livorno, ma è meglio, dice il sindaco. Offre a tutti il Presidente Rossi, perché la realtà di reinvestimento di Piombino è una realtà che segnerà in modo significativo il nostro futuro. Grazie di cuore, buon lavoro e benvenuto ancora. Facciamo una foto, Enrico, Federica, Massimo, venite a fare una foto tutti insieme. Ho preso un ensemble in un foto. Le maillot rouge. Merci beaucoup. C'est moi qui vois. Merci.
Bienvenue. Et à bientôt. Merci.